Sì, siamo vicini alla conclusione dello sviluppo di tutti i punti e quindi ci rivedremo poi settimana prossima per ulteriormente affinare tutte le varie questioni e poi siamo pronti. Come dice Salvini, siete convinti, puntate su un uomo o una donna della Lega al Viminale? Guardi, qui siamo stati chiari, c'è questa possibilità eventuale di poter anticipare una parte della squadra, questo poi saranno i leader del centrodestra che prenderanno loro la decisione. Noi ci occupiamo del programma, che è quello che in questo momento dobbiamo portare a compimento, visto i tempi anche ristretti, perché se non sbaglio entro il 14 di agosto deve essere presentato. Ma rispetto al centro-sinistra vi sentite molto più uniti e coesi? Ma l'unione, l'unità è basata sul fatto che i valori sono valori comuni, poi chiaro, magari su alcune questioni ci possono essere delle sensibilità diverse, come è giusto che ci siano in una coalizione, anzi a nostro giudizio devono essere anche valorizzate queste sensibilità diverse, però certo c'è l'unione assolutamente chiara, penso che anche il programma lo sarà altrettanto e noi ci dobbiamo preoccupare di noi stessi senza guardare gli altri, senza dar nulla per scontato, anzi partendo come se fossimo in svantaggio. Quella sulla partita, noi abbiamo seguito solo la partita legata al programma, quindi ci siamo confrontati sui temi, le partite riguardanti collegi, quote, questioni varie sono seguite da altri nostri responsabili a livello naturalmente di partito. Qualche tema di cui avete discusso oggi? Ma i temi sono quelli, insomma, i temi principali sono l'inflazione, insomma le tematiche per cui venire incontro un po' al mondo delle imprese, i lavoratori, i dipendenti, il tema dei salari, il tema del contrasto alla criminalità organizzata, sono le tematiche principali di cui in questo momento il Paese necessita di risposte immediate.